La nuova Maserati Gran Turismo vi conquisterà e credetemi, non è per le sue linee. Che sono bellissime, certo, ma questo lo sappiamo già da ben 75 anni, ovvero da quando Maserati ha iniziato a produrre la Gran Turismo, con la 6 1600 del 48. E questa Gran Turismo, beh, non smentisce le sue antenate, è bellissima, forse anche di più di quelle del passato, ma la cosa più importante è che adesso non bisogna più scendere a compromessi. Bene, iniziamo col dire con quello che stupisce di più di questa Gran Turismo, ovvero il suo assetto. Infatti è davvero un ottimo compromesso da quello che ci si aspetta da una Gran Turismo, veloce sì, ma anche comoda, con in quelle che invece sono le pretese di un'auto veramente sportiva. Questo cosa significa? Significa avere uno sterzo che è davvero fulmineo, preciso, si cambia direzione in un secondo, e poi ammortizzatori a controllo elettronico che si riescono a smorzare bene l'asperità della strada, ma comunque garantiscono quel sostegno che serve in appoggio di curva per uscire davvero forte. A questo poi chiaramente si unisce la trazione integrale, che riesce a scaricare tutti questi cavalli a terra senza nessun problema, senza alcuna indecisione, anche come in questo caso abbiamo un manto stradale un po' bagnato. Andare forte diventa così facile, però questo non detrae dall'esperienza di guida, infatti le vostre mani qui sul volante e il vostro di dietro sul sedile sanno sempre bene cosa sta succedendo sotto alla vettura, e quindi questo non infonde solo sicurezza, ma ci si sente ben collegati alla vettura, un tutt'uno con lei. E poi altre note di merito vanno al cambio a 8 rapporti automatico, che sa essere fluido quanto serve nella vita di tutti i giorni, ma riesce anche a mettere dentro tutte le marce con secchezza e con rapidità. E poi, come sempre, quanto sono belli questi paddle in alluminio così grandi. A variare l'animo della vettura e ad adattarla a quello che volete fare, quindi che state guidando in città piuttosto che invece vogliate divertirvi in un passo di montagna, ci pensano poi le modalità di guida che si selezionano da qui, da questo rotore sul volante. E ce ne sono diverse, si parte dalla GT, quella indicata per la vita di tutti i giorni, che comunque è un po' di più di una modalità comfort, nel senso che comunque il cambio è più reattivo e quindi se si vuole fare un'accelerazione, un sorpasso, si riesce senza alcun problema e senza alcun ritardo. E poi ci sono la sport e la corsa, beh, dove tutto si fa più divertente, più diretto e c'è ancora più coinvolgimento di guida. Insomma, lo avrete già capito, questa nuova Gran Turismo mi è piaciuta tantissimo. Però so anche che starete un po' rimpiangendo quel glorioso V8 della vecchia generazione di Gran Turismo, e questo V6 Nettuno, per quanto potentissimo da solo, non potrà mai rimpiazzare le emozioni di quell'8 cilindri di origine Ferrari. A livello meccanico è cambiato tutto, non c'è più, come dicevamo, il V8, ma il V6 Nettuno, che è la Gran Turismo eredita dall'MC20 e che in questa applicazione fa 550 cavalli e 650 Nm di coppia. E poi ancora un grande cambiamento, il cambio automatico 8 marce, che trasferisce tutta la potenza, questa volta su tutte e quattro le ruote, quindi un'esperienza di guida completamente diversa dal passato e davvero veloce. Pensate, ci vogliono solo 3,5 secondi per fare lo 0-100 e si raggiunge una velocità massima di 320 km all'ora. Il suono del motore, come dicevamo, non ha niente a che vedere col vecchio V8 di derivazione Ferrari, però comunque si difende bene, anche grazie a un impianto di scarico che, beh, fa tanti rumori piacevoli quando si scala marcia, piuttosto che quando se ne mette un altro con dei piacevoli borbottii. E poi la sua erogazione, che devo dire mi è piaciuta tanto, forse anche di più del V6 Nettuno montato sulla MC20. Infatti qui, con qualche cavallo in meno, diventa più progressivo, più lineare, più facile da gestire sotto il pedale del gas. Ma quello che più mi ha stupito è come questa Gran Turismo riesca a combinare classe, comodità quotidiana e prestazioni. Raro trovare un'auto così bilanciata e allo stesso tempo così coinvolgente, che oso dire può dare del filo da torcere persino a una Porsche. Capitolo freni, beh, la frenata è davvero potente, quella che ci si aspetta da una vettura con queste prestazioni. Peccato però non sia disponibile neanche a pagamento l'impianto frenante carboceramico. Diciamo che poteva starci su una vettura di questo tipo, perché anche se è vero che non si affatica anche negli utilizzi più sportivi questo impianto con dischi in acciaio, beh, sono sicuro che su un lungo passo di montagna
ci poteva stare molto bene avere anche questa opzione per avere quel pelo in più, soprattutto di sicurezza, di sapere sempre che la macchina si fermerà sempre nello stesso spazio, che è un po' il grande pregio dei carboceramici. E poi, se proprio vogliamo fare i critici, beh, le quattro frecce che si accendono ogni volta che si frena, diciamo, con veemenza, non sono al massimo su una vettura di questo tipo. Insomma, mi ricordano un po', se devo essere sincero, le Fiat di una volta. Nulla però che detragga dalla bontà di un progetto che, insieme a quello della supercar MC20 e della SUV Grecale, dimostra come Maserati stia puntando alle stelle e le stia anche raggiungendo.